Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. Signore e signore, abbiamo con noi Scottoni da Treviso. Raga, è difficile sta roba perché uno deve beccare il tempo giusto e passare dappertutto. E più si va forte, meglio è, ovviamente. Porca puttana, i veicoli non saranno immortali. Questo cosa vuol dire? Che se io mi piglio una botta e torno su, cioè stanno così come sono. Quindi è una rampa di veramente molto difficile. Ogni veicolo avrà ovviamente i suoi 3 tentativi. Ok, porca puttana, ho preso un colpo. Ma distrutto. Vediamo, vado piano, signor Scottone. Vado piano, prendiamo il tempo, via. Prendiamo il tempo, cheat, raga. Sarà un disastro, un completo disastro, sì. Ce l'ha fatta, ok. Questo è il salto e vedremo un attimo appunto chi riuscirà a fare questa roba. Questo è il salto, la direzione è una roba verso tipo qua, tipo una roba così. E vincerà ovviamente il veicolo che arriverà più lontano. Raga, andiamo subito col primo veicolo randomizzato di quest'oggi. Vedremo Freddy il pagliaccio, non lo so, speriamo. Quindi raga, prossimo veicolo, anzi primo veicolo randomizzato. Pegassi vacca, vediamo se la vacca ce la fa. Li schiva tutti, attenzione. Quello viene e ci siamo. Qua stiamo qua, qua giriamo qua e ci siamo. E la vacca parte, la vacca riesce a saltare. Questo è il suo salto, vediamo dove arriverà. Se l'atterraggio è buono. Niente lando, Dio santo. Si è impalata. Non lo so, l'811 aveva fatto meglio, ma andiamo avanti raga. Non male però la vacca al momento. Next one, andiamo col prossimo veicolo che sarà assolutamente Freddy il pagliaccio. Ci eravamo quasi. Ha sbagliato un po' l'RGB e anche il veicolo, però ci eravamo quasi. Andiamo, abbiamo comunque la Winnie Sincubo. Vai così. Oddio mio raga, colpo di grazia. Va Pit Guardian per gli industriali. Ci farà qualcosa di buono? Non lo so. Vediamo. Via cheat. Attenzione che li schiva tutti, oh. Vai Guardian, aspettiamo un attimo. Via, veloce. Porca puttana. Raga, niente. Cioè perché questo accelera troppo lentamente. Porca troia, fermati. Se si ferma torno su, eh. Parte il Guardian. Il Guardian non si controlla. Raga, mi ha buggato la rampa, cos'è successo? Vapid, furgone del clown, furgoni. E invece no, abbiamo la Bravado Sprank Buffalo per le sportive. Vediamo se riuscirà almeno lo Sprank Buffalo. Vai, passa, accelera, via, sei qua, ok. Porca che slippa! Va la Buffalo, parte, ok, dribbla questo, schiva! Le ha schivate, 290. Raga, 290, ce la fa. Se atterra bene, ha superato la vacca. L'ha già superata, quindi atterra bene. Se ne va verso la coda dell'LSPD. Arriva qua in fondo, raga. Andiamo leggermente a destra, in modo da piazzarci meglio. E raga, primo posto, Sprank Buffalo. Riesce a superare la vacca con un salto di culo. Al terzo tentativo, dopo che ha pigliato un sacco di botte. Prossimo veicolo randomizzato, Freddy il pagliaccio. No, la Spectre. Vediamo se riuscirà almeno lei a fare un salto decente. Vai, via, veloce. Siamo qua, ce la facciamo. Oh, mi zappa, fermati, spostati. Vai, porca z***a. Vediamo se ce la può fare. Non ce la fa, ce la fa. Cos'è Spider-Man? Ha fatto una porcata, però almeno è saltata. Raga, prossimo veicolo randomizzato. Non so cosa avremo quest'oggi di bello. Se vedremo Freddy il pagliaccio, se vedremo un veicolo grosso, speriamo. Next one, la Deviant. Attenzione, perché ha visto la finale del torneo delle rampe, sa cosa può fare la Deviant. Passa, via, ok. Devo stare qua, questo qua a destra. Sì! E la madonna, raga, che salto. Va a sbattere qua. Non prende la Sprank Buffalo, forse la prende. Porca troia, la pioppa. Di quanto ha schivato l'ultimo. Di tanto così. Non prende il primo posto. No, la Sprank Buffalo, raga, ha fatto un atterraggio incredibile, cioè. GG comunque per la Deviant. Ha fatto un grandissimo salto. I veicoli buoni faranno tutti così, eh. Prossimo veicolo, raga, furgone della polizia per le emergenze. Attenzione, è il fratello mancato del burrito. Riuscirà a prendere il primo posto? Non è facile. Madonna, raga, accendi le sirene. E non me l'accende così, mi fa partire il turbo. Che sfiga però, che botta, incredibile. Terzo posto però, ha fatto una roba bruttissima. Però raga, dribbling allucinante. Si mette qui terzo posto, raga, comanda uno Sprank Buffalo. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Un intruder, non è male l'intruder. Vediamo se riesce, partiamo. La vacca troia. Niente, ha fatto male, raga, si è presa malissimo proprio. Un sacco di F per questa macchina. Next one, comunque prossimo veicolo randomizzato. Niente moto, perché le moto glitchano il salto. Niente elicottero.
Mi spiegate cos'è e perché il signor Scottone c'ha un problema che muove la testa così? Barrax Semi, raga, purtroppo il Barrax Semi non ha niente del Barrax. È una delusione un po'. Vediamo se... cioè, non è che mi bruciano le ruote. Madonna, un attimo, che porca vacca, raga. Oh, cosa fa? Lo schiva, li schiva tutti. Raga, cosa ha fatto? Raga, li ha schivati tutti. Raga, un culo della madonna finisce qua. Peccato che non trova appunto una posizione. Entro le prime tre. Però, raga, meritava. Ha fatto un gran salto, una dribblata incredibile. Prossimo veicolo abbiamo. No, la Lamborghini non la posso utilizzare. Ma cos'è? Ma mi date un veicolo normale, per favore. Vediamo lo Knife cosa ci combina di bello. Va qua. Porca puttana. Allora, vediamo un secondo se riesce lo Knife a fare qualcosa di buono. Speriamo. Puttana la miseria. Sì. Ha fatto una roba bruttissima per lo sotto. Perché si è beccata una botta incredibile. Questo è il suo salto. Riuscirà a prendere una buona posizione? Ne dubito. Dipende da come atterra. Si è pigliato un palo nel culo. Togliamo questo qua che ha fatto peggio. Lo mettiamo appunto all'Hot Knife. Tanta roba. Passiamo col prossimo veicolo. Sperando che ci dia qualcosa di buono. Progen GP1. Non è male. Vediamo cosa ci farà quest'oggi. La Progen mi sporca. Torno su, perché qua potevo tranquillamente spostarmi. È stato un errore mio, quindi la facciamo ritornare sopra. Adesso parte qua e poi va a destra. Quindi sporca d***a. Spaccata. No. F. Botta allucinante, lo trova il segnale. Passiamo col prossimo veicolo randomizzato. Sperando che sia appunto un veicolo buono. Tipo il gang, tipo il burrito, tipo mia madre. Raga, abbiamo il lurker per le muscle. Vai così. Troia. Che bel salto che ha fatto. Girati. No. Mi scusi. Peccato, raga, non si girava. Non si è girata. Quindi trova una posizione comunque buona, perché trova il quarto posto. Comanda una Sprank Buffalo. In seconda posizione abbiamo la Deviant. E in terza posizione abbiamo il furgone dell'emergenza, mi sembra, della polizia. Oddio mio, no. Raga, abbiamo l'RCV. Anche l'RCV, raga, non scherza. Vediamo se l'RCV fa qualcosa di buono. Ma ne dubito. È troppo lungo. Questo si piglia un palo. Dierca vacca. Raga, cosa aveva schivato? Belle le lucine di Natale, però. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato, raga. Abbiamo... ullalala, in Ponte Phoenix. In Ponte Phoenix per le muscle. No, prendiamo la botta. No, forse no. Porca d***a, che botta. No, non ci credo. L'ultimo. Peccato. Andiamo su bene alla Phoenix. Prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo un coso. Cos'è? Oddio, raga, sembrava il gufo del colore. Oh, abbiamo la Rhapsody. Con calma però, lentamente. Brava, così. Tempo preso. Adesso stiamo un porca puttana a destra e poi un porca puttana a sinistra, vacca. Niente da fare. Anche lei, raga, piglia una botta sul finale. Cosa rompe le palle lei? Santo Dio, non vede che sono scottoni? A mettere le mani addosso a scottoni. Ma raga, ma la maleducazione. Andiamo, raga, col prossimo veicolo randomizzato. Signor Scottoni, si sente un po' in lavatrice. È quello che prende sempre il signor Clinton quando salta. Raga, D-Rail. Che rischio per Lando. Io non lo uso D-Rail, eh. Vabbè, raga, visto che volete, usiamo D-Rail. Vada, signor D-Rail, vada. È andato fuori. Oddio, con cosa scendiamo adesso, Dio santo. Andiamo con questo, vediamo cosa ci combina. L'ha attraversato. Ma cos'è sta roba? Facciamo che cambiamo veicolo, che mi ha rotto le palle sto coso. E abbiamo il BF Dune Buggy. Vediamo cosa ci combina questo. Può vincere chiunque sta lampa. Quindi potrebbe vincere anche un tranquillissimo buggy. Essendo molto agile, piccolo. Orca troia. Zoppa. Raga, di pochissimo. All'ultimo si fa falciare. Quindi torniamo solo e andiamo col secondo tentativo. Calma. Ce l'ha fatta, raga, attenzione. Insomma, ce l'ha fatta più o meno. Questa è la sua posizione, che non prende perché fa troppo schifo. Passiamo col prossimo veicolo. Però almeno il salto l'ha fatto. Comanda ancora una Sprank Buffalo. In seconda posizione abbiamo ancora una Deviant. E in terza posizione abbiamo il furgone dell'emergenza. Pegassi Osiris per le super. Combinerà qualcosa di buono? Non lo so, speriamo. Porca p***a. Fatemi tornare dentro. Porca t***a. Che sfiga. Ha fatto una finaccia. Raga, abbiamo la Invetero Coquette Blackfin per le muscle. Vediamo cosa ci combina. Vediamo se la Blackfin combina qualcosa. Orca p***ana. Zoppa. La Blackfin fa una brute fin. Questa è la sua posizione. Torniamo su e andiamo col prossimo veicolo, che sarà ovviamente, non lo dico, Dinka Chester Classic per le sportive. Purtroppo è stata massacrata la Jester. Sad story. Next one. Abbiamo come prossimo veicolo. Dio mio, che schifo. Ma sto zitto, perché non si sa mai. Quei 14 possono far bene. Non si può mai sapere. Se non, porca zona, che schivata incredibile. Ce la fa. Ma è possibile che solo le merde, ragazzi, riescano a saltare? E salta anche bene.
volta, non si volta. Non si voltava, ha perso il controllo. Però attenzione, cioè secondo me è una... raga, un nuovo terzo posto. Raga, nuovo terzo posto, schiva tutto. Quelli più brutti sono quelli più fortunati. Prossimo veicolo randomizzato. Questa cos'è? Winissi Sport, questa fa schifissimo, raga. Questa è compatta, quindi... Orca troia. Che roba ha fatto, attenzione. Cioè, tutto bene, tutto bellissimo. E atterraggio bruttissimo, raga. La T-Strack di Wish, esatto. Abbiamo la Principe de Veste Eig. Super. O come si pronuncia, insomma. Vediamo se la Principe fa qualcosa. Orca puttana. È un Principe un po' sfigato, fermati. Vai così, brava, brava. Schiva tutto. Ok, ce la fa. Il principe è andato, il principe è saltato. Vediamo, però salta un po' di merda. Niente da fare. Brutta posizione, non trova il segnalino. Non ha fatto questo gran bel salto. Ha fatto meglio di lei anche quella minissi lì, quella issi stramba. Quindi, prossimo veicolo randomizzato. Avevo una barca. Fate voi, scendo o non scendo con la barca? Non si governa bene, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Ok, il primo l'ha schivato. No, mi stiamo scherzando. Oh raga, ma non ne aveva preso uno però. Li aveva schivati tutti. Prossimo veicolo randomizzato, avremo questa volta a disposizione Albany Manana sportive classiche. Abbiamo una gioia, attenzione. Ma può avere anche la sorte della Deviant, ovvero volare sopra il palazzo e incastrarsi. Pollicione in su e partiamo subito. Un attimo, fermati, fermati un secondo, fermati. Ok, torniamo su, prossimo tentativo. Vediamo se riusciamo. Girati, non si gira. Non ci credo, ragazzi. Però va bene, passava tutti. Il punto da raggiungere è questo, perché tipo è una rampa del genere. Raga, forse terza, non lo so. Nel prossimo guardiamo la direzione, ma secondo me è terza. Un veicolo bello. A voi la scelta. Scendo con il taglierba oppure no? Beh, direi, raga, che insomma, forse non era nemmeno da chiedere. Magari vince, eh? Chi lo sa? Zitto, non devo parlare, caputtana. Non ci credo. È salvo, ragazzi, è salvato. Prossimo tentativo per il trattorino. Lasciamo passare, andiamo, speriamo di aver preso il tempo giusto. Tecnicamente, terca vacca. Zoppa, zoppa la vacca. La vacca è zoppa per il toro, perché hanno fatto il gioco. Avete presente quel gioco del ballo? Il twist, come si chiama? Quello dove metti i piedi. Allora, andiamo giù, piano piano, piano piano. Vai, trattorino, bellissimo. Giro, mi sembra, sto zitto, sto zitto, sto zitto, sto zitto. Ce la fa, raga, campione del mondo. Beppe, si va a Berlino, si va a Berlino. No, no, Alex, intendevo il gioco, quello del ballo. Andiamo, raga, col prossimo veicolo randomizzato. Next one, abbiamo il BF. Vai, 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 ci siamo, ci siamo. Puttana la porca cortigiana. Devo utilizzare un po' un lessico più ricercato, così magari non dico cose troppo brutte. Usi gli storici, esatto, Digi, bravissimo, ottima idea. Raga, ditemi degli storici che offendo quelli. Guarda così. Schiva. Porca put. Uno con la put. Chi era con la put? Il sottoscritto. Next one, abbiamo un Joyville the Hauler per i commerciali. Porco Don Rodrigo, te quella zoppa di tua sorella bastarda. Se lei ci tiene alla vita e all'onore dei sumeri, faccio un bel salto. Vada. Non farò la battuta scontata dei sumeri e i somari. No, raga, Saladino. Vai, così, fallo per Saladino. Quello stronzo. Quello stronzo. Però ce l'ha fatta, è saltato a terra, raga, grazie al grande Saladino. E questa è la sua posizione che non segneremo, raga, lezioni di storia nelle rampe, tanta roba. Prossimo veicolo randomizzato e abbiamo una lampada di furore GT, attenzione. Gira così, gira, orca trottola, 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 perfetto. Salto meraviglioso della lampadati furore GT. Che se... No, dove va? È a casa vacanze qua. Ma non ci vada. Ma non ci vada, che costa troppo l'affitto. Niente da fare, raga, non c'ha voglia. Non c'ha voglia di saltare, va in casa vacanze. Finisce qua la sua triste, triste storia. Ultima posizione al momento per lei tra i segnalini. Next one, elicottero. E abbiamo, ullalala, attenzione, Ocelot F620 per le coupé, raga, big up. Se questa salta bene supera tutti. Se questa finisce male, addio. Vada, vediamo se si stomperà subito. Speriamo di no, speriamo di prendere bene il tempo. Adesso qua, schirca vacca. Schiva tutti, ce la fa, attenzione, raga, ha fatto un salto perfetto. Vai, brava, bravissima, bravissima, bravissima. Attenzione, eh sì, raga, la rampa arriva qua. La rampa è una rampa che vuole un salto così. Quindi mi spiace per chi tifava la Bravado Buffalo Sprank, ma al primo posto per le coupé abbiamo Ocelot F620. Un bel pollicione su per lei, perché se lo merita. Raga, prossimo veicolo, andiamo col prossimo veicolo. Vediamo un attimo, una botte, cosa me ne faccio di sta botte? Ocelot Sa21 per le super. Vai così, mi sembra buona però.
Aia, mi scusi, anche lei non vede che c'è una rampa? Salterà da lì, no? Peccato, il risultato non è all'altezza delle aspettative. Andiamo col prossimo veicolo, raga, sperando possa essere qualcosa di buono. Magari sul salto non era questo granché, ma su questa rampa, ripeto, c'è una Sprang Buffalo che è anche più debole di questa qua che è appena saltata. Ed è seconda. Oddio mio, questo è orribile. Dove va? Ma l'idea ci stava, l'esecuzione un po' meno. Raga, scendiamo con il pandino oppure no? Deve prendere bene il tempo. Ok, via. Poi vado qua e giro. Raga, vediamo se riesce a prendere. No, porca troia, non è atterrato bene. Non lo conto perché il pandino è modato, raga, ma ce l'ha fatta. Andiamo col prossimo veicolo e abbiamo... Questa non la uso, questa non la uso. E abbiamo la Super Diamond Enus per le berline. Vedremo qualcosa di bello da parte sua. Tra l'altro, adesso non voglio farmela e non la dico. No, è fuori. Parcheggio challenge, rullo di tamburi. Porca troia di quanto. Bobcat, ci avviciniamo verso la prima pala e acceleriamo, signor Bobcat. Zoccola di tua sorella coi baffi. Niente, raga, rip, povero Bobcat. Rip e basta, è stato bellissimo, signor Bobcat. Proprio, è stata l'avventura più bella della mia vita. Peccato che debba dire addios. E passiamo col prossimo veicolo. E raga, se la vince un ocelot oggi, non voglio tirargliela, ma se la vince lui. Ullalala, Obey 8F, non è così tanto, insomma, vediamo. 3, 2, 1, via. Niente da fare, è andata via. Eh sì, è stato rispedito il mittente. Io quando vedo i veicoli lunghi, raga, prendo dei colpi incredibili. Pensavo fosse Lando, invece no, avevo l'autobus. È troppo lungo, questo palo se lo prende. Non può schivarlo, raga, come fa a schivarlo? Non se l'è preso. E se l'è preso davanti. Cioè, pensavo se lo prendesse dietro, se l'è preso davanti. Vabbè, ma non può. Non può, raga, non può farla perché è troppo lungo, viene pigliato. Dunque, raga, andiamo sulla rampa. Non trovo. No, il segnalino. No, non lo trovo, è troppo indietro. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Attenzione per i furgoni, Brute Boxville. Dei furgoni, è l'unico, cioè il primo veicolo è proprio lui, Brute Boxville, Furgor, Cavacca. No, non ci credo, l'ultimo, raga. F a valanga per questo povero Boxville che meritava una sorte migliore, invece, pof, è finito veramente malissimo. E dunque, dato che, raga, le rose sono rosse, le viole sono blu, non mi sembra il pagliaccio, mi sembra una conoscenti. Giriamo qua, giriamo, che schifo. Che brutta roba, che incidentaccio. Attenzione che è buggata la troppo. Secondo me li schiva bene sti cosi. Poi non si sa, vediamo. È velocissimo, raga. Guardate, è veloce. Raga, è un missile. Oh, attenzione, bel rimbalzo. A me è piaciuto, sinceramente. Galevanter, baller per i SUV. Riuscirà nell'intento di portare i SUV. Madonna, dai, ma questa, raga, è un rimbalzo. Cioè, raga, ha fatto il picco, panco. Vapid bullet, non spawna mai, raga. Vai così. Porcaccia, la vacca è viva, è viva, è viva. E tutto è bene ciò che finisce bene. Non l'ha presa. Ce la fa, ce la fa. Vapid bullet, raga, ce la fa. E fa un gran salto. Ola, 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 ola. Vai così. Ma no, ma cosa ha pestato? Il marciapiede, non ci credo, che sfiga. Perché mi fanno sti scherzi? Brava l'Emperor. Abbiamo la Faction, raga, leggendaria Faction. Veicolo orribile, storico questo. Magari, raga, è migliorata. È molto veloce, Puttana troia, raga, se è veloce. Guardate se prende. Ce la fa, attenzione, salta la Faction. Cioè, dovrebbe essere un veicolo di merda, però, raga. Cioè, guardate qua. Dove va? Ma deve andare là in fondo. Raga, non mancano ormai molti veicoli. Siamo verso la fine di questa strambissima rampa. Vede ancora vincitrice, appunto, un Ocelot F620 in seconda posizione. Abbiamo ancora là. E se ne sta tranquilla, tranquilla, la Sprank Buffalo. E in terza non lo so. Prossimo veicolo, raga. Prossimo veicolo randomizzato. Questa volta abbiamo, attenzione, Vapid Hustler. Hustler è tipo il coso, è il trafficante. Tipo, dovrebbe essere così. Quindi la macchina del trafficante, vai così. Vediamo se riesce a tenere la velocità senza beccare neanche un palo. Ok, ce la fa, ce la fa. Riesce a saltare. Salta bene, però. Non gli dà giustizia sto saldo perché... Oh, madonna, andava sul muro, raga. Oh, attenzione che toglie il segnalino al furgone delle emergenze. Andiamo, raga, col prossimo veicolo. Devi andare con gli ultimi 4 veicoli. Poi avremo il vincitore di questa rampa. Al momento comandano ancora le coupé con l'Ocelot F620. Andiamo subito col prossimo veicolo, che sarà ovviamente... Non sarà Lando, non sarà l'Emperor. La Tornado. Sì, raga, non si scassi. Vada così. E finora 0 Lando e 0 Emperor soprattutto. Signora Tornado ce la fa. È passata. Porca zoccola. No, no, non ci credo. Raga, è troppo veloce, non si è fermata. Terz'ultimo veicolo che vedrà, appunto, un HV Insurgent Pickup. Qua si piglia una botta, no? Oh, cazzo, però, raga, è velocissimo. Ping pong. Raga, questa sarà tipo la rampa ping pong. Penultimo veicolo, il Benson di Geppo lo Zingaro. Si schianterà. Il Benson è un problema, vedete com'è lungo. Non ti schiantare. Raga, è troppo grande. Non mi beccare niente ping pong.
si è salvato, non si è salvato neanche lui. Ragazzi, siamo arrivati con l'ultimo veicolo di quest'oggi. E poi vedremo quello schifo di Lando, perché l'avete costretto a spawnarlo, quindi vedremo anche Lando. E l'ultimo veicolo di quest'oggi, ragazzi, sarà il trattore. Non farti beccare, non lo pigliano. Niente. Ola, la tiene. Non è riuscito a fare qualcosa di bello, però quello che ha fatto lui sulla rampa non l'ha fatto nessuno. Quindi GG per il trattore. E raga, è arrivato il momento Lando. Ho paura. Andiamo e speriamo che si falci subito. Cioè, insomma, faccia una brutta fine. È uscito. Raga, è uscito, mi spiace. Non possiamo più usare Lando. Pazienza. Comunque, raga, è stato bellissimo. È stato... Cosa? Complotto? Cosa?